Amici di Formula Italian Team, buonasera, benvenuti. Penultimo appuntamento stagionale della Summer League. Facciamo tappa sul rinnovato circuito di Abu Dhabi e, come potete vedere con me in cabina di commento, c'è un fido compagno ormai di avventure, Jacopo Rochita, ad accompagnarci in questa caldafoso lunedì. Ciao, ciao Luca e buonasera a tutti, buona Summer League, buon inizio su F1 2022 visto che siamo alle prime gare, insomma. Eh sì, sono ancora le prime gare, insomma, su questo nuovo capitolo di casa Codemaster. Ormai tanto EA, si sta iniziando a vedere la mano di EA, per fortuna non ancora sul gameplay, lì siamo ancora abbastanza lineari e speriamo che, se mai la EA dovesse decidere di mettere le mani nel gameplay, non sia un passo indietro, perché bisogna dire che Codemaster stava facendo diversi passi in avanti dal 2015 in poi. Speriamo che EA non decida di farne 4 indietro in un colpo solo, ecco. Tanto siamo già prontissimi, Luca, perché vedo che manca veramente qualche secondo al via di questo Gran Premio. 25%, prima manche della Summer League in quel di Abu Dhabi, che ci aspetta, Luca, una gara veramente interessante, soprattutto per quanto riguarda gestione gomma e per quanto riguarda tante novità che queste monoposto comunque portano in questo gioco. Assolutamente sì, intanto vetture che sono partite proprio in questo momento e stanno andando ad effettuare il loro giro di formazione. 15 giri di questa gara sprint qui ad Abu Dhabi. Yas Marina, 25% della distanza totale di gara, di un circuito che è stato profondamente cambiato. Sono state eliminate le due chicane e sono state rese più morbide le curve del terzo settore. Ora è un circuito che è diventato molto più scorrevole, veloce, devo dire, da pilota, e ne parlavamo anche a microfoni spenti, molto più godibile. Molto più godibile. Soprattutto hanno eliminato varie chicane che erano le parti più lente del circuito, le hanno raccordate con due curvoni che hanno reso il tracciato veramente sinuoso e soprattutto molto bello nella parte finale del circuito, con tutte le curve che vengono raccordate e con una raggiatura molto più dolce che proprio ti accompagna all'interno della curva, ed è una sensazione stupenda rispetto al vecchio circuito di Abu Dhabi. E Luca, stavo un attimo notando le gomme per quanto riguarda questa prima gara e vediamo già delle diversità tra i piloti, perché non tutti hanno scelto le gomme super soft, anzi le gomme soft come partenza. C'è alcuni che hanno scelto la media, come Alessio Fiorino che parte in quarta posizione, Magico Sonny che parte in decima e alla tredicesima in poi con Giuseppe Federico, Long F e il Sevo. Quindi praticamente quasi metà dello schieramento ha scelto la media. Interessante per capire poi dopo come si evolverà questa prima parte, questa prima manche del GP di Abu Dhabi. E allora vetture che stanno tornando proprio ora sulla griglia di partenza, pronte per il via di questa gara sprint che prenderà tra poco il via sul circuito di Abu Dhabi, con le vetture che stanno andando a prendere posizione. Le rivediamo appunto quelle che sono le gomme scelte dai piloti in questo momento, andiamo nel dettaglio. Quindi tutti su gomma soft, gli ultimi tre, come dicevi tu, Long e Felsiano, sono su gomma media anche per Alessio Fiorino che scatta dalla quarta casella e Magico Sonny che scatta dalla decima casella. Tutto pronto per la partenza, con le vetture che sono ora sullo schieramento. E allora luci rosse che si vanno ad accendere in questo momento e parte la gara sprint qui ad Abu Dhabi. Ottimo lo scatto davanti da parte di Fabio Zornheim che va con Sdem in curva 1, passa tutto il gruppo e va davanti, rimane Fabio Zornheim, si è girato dietro Sonny, contatto dietro per Magico Sonny senza danni per lui. Non so se ci sono stati problemi per altri piloti, ma intanto attenzione perché c'è subito l'attacco da parte di Michael nei confronti di Fabio il Zornheim, con Fabio che sta andando via. Con Fabio che sta andando via, Sdem subito alle spalle. Attenzione, vediamo l'attacco soprattutto con le gomme rosse, perché si vedeva nelle prove che la gomma rossa poteva fare pochissimi giri per via dell'usura. Dietro il gruppo è veramente stracompatto, con alcuni tentativi d'attacco. E allora Fabio Zornheim davanti, attenzione che c'è lotta fra Di Legge e Michael. Michael lo vedo fantasma, non so se c'è stata una disconnessione, credo di sì a questo punto. Attenzione, si è girato Lele Salva, che deve fare manovra perché non riesce a rimettere dritta la sua Alfa Tauri in tempo per un pelo. C'è riuscito, nel frattempo c'è anche l'attacco con la lotta fra F e Schumi Legend, proprio a Curbone si infila anche Stefano Marte che va ruota a ruota con F, che alla fine deve cedere due posizioni con la gomma media che ovviamente non sta funzionando al massimo. Anche Alessio Fiorino dal via ha perso due posizioni, da quarto ora e sesto. Sì, ha perso due posizioni, però comunque Alessio Fiorino in questo momento si trova in una posizione tutto sommato soddisfacente, sta cercando di tenere il gruppo dei primi 5 che con la rossa sta cercando di scappare via. 29-3 il tempo d'attacco di Fabio Zornheim, che veramente ha spinto forte in questo primo giro. Vediamo un po' come sarà la gestione di questa rossa e soprattutto le strategie che potranno cambiarsi nel corso dei vari giri. Potremmo assistere addirittura a una fermata tanto anticipata, si parlava addirittura già dal terzo barra quarto giro. Infatti Michael va in ultima posizione, scavalcato da tutto il gruppo, quindi disconnessione per il pilota della che questa sera difende i colori di casa Alpine, mentre Fabio si porta dietro Sdem. Infatti eccolo qui, Michael ha abbandonato la sessione, c'è la disconnessione purtroppo per il pilota che dicevamo oggi veste i colori di casa Alpine. Fabio sta cercando di andare via, 7 decimi nei confronti di Sdem. C'è un altro giro prima di attivare il DRS, ha il terzo settore per cercare di mettere poco più di 4 decimi fra sé e Sdem, mentre dietro c'è Alessio Fiorino che ora è vicino a Michael che era ultimo ma non è ultimo, quindi ancora una disconnessione, ma non ha ancora perso la posizione. Sì, ancora perso le posizioni. Si è disconnesso e per Alessio Fiorino questo non è un buon segno, perché comunque ha preso 1,8 secondi rispetto a Raffo Idex. I primi 4 stanno cercando di scappare via, con Di Legge che soffre un po' nei confronti dei primi 2, ha quasi portato il distacco sopra il secondo, quindi per il pilota dell'Aston Martin è importantissimo rimanere nel giro del DRS, il secondo giro che si sta per concludere. Fabio Zornheim, giro più veloce, un primo 26 secondi, 342 millesimi è la sua miglior prestazione. Attenzione Giuseppe Federico, eccolo lì sull'ultima curva, completamente distrutta la sua Williams, arriva il ritiro. Attenzione, c'è bandiera gialla e vediamo i tabelloni. Safety car. Lo schianto di Giuseppe Federico, che quindi finisce vittima dei muri di Abu Dhabi. La safety car non si è fatta attendere, quindi per Fabio Zornheim, che stava cercando di creare un gap, è tutto da rifare, ma uso il condizionale, potrebbe essere più facile ora, perché a 2 giri di nuovo, avrà 2 giri dopo la ripartenza con safety car prima che il DRS venga attivato, e magari con una buona partenza può già creare uno strappo molto più importante di quello che si era creato in partenza. Quindi un'altra occasione per Fabio per cercare di andare via. E soprattutto Luca in questo caso è buono per chi ha scelto gomma rossa, perché con questa safety car possono già rientrare in box e montare gomma media e smarcare la mescola a questo punto, visto che comunque mancano 11 giri e la gomma media può fare 11 giri, quindi chi è fregato praticamente da questa safety car sono tutti coloro che hanno montato gomma media, quindi a partire da Alessio Fiorino per trovare anche Stefano Marte, F, Dr. Long, Sevo e Magico Sonny, quindi loro dovranno per forza rimanere fuori, mentre chi avrà gomma rossa rientrerà in box. Attenzione, perché con il nuovo stile del nuovo gioco che prevede la modifica lì al pit stop, quanto riguarda premendo un tasto per fare più veloce, potremo vedere dei rimescolamenti, quindi pit stop per tutti, e sarà fondamentale vedere come usciranno tutti dentro, davanti Fabio, Sdem, Di Legge, Raffo, anche Alessio Fiorino va dentro, quindi Alessio Fiorino a questo punto è obbligato a passare dalla media alla hard, e invece vanno su media i piloti che avevano la soft. Diciamo che è una safety car che ha aiutato molto i piloti con la mescola soft a scartare e passare alla media, che può comunque andare in fondo in questa gara sprint, ma non ha aiutato invece i piloti che erano sulla media, che per pareggiare la strategia devono andare sulla gomma hard, che sarà durissima da mettere in temperatura. Addirittura Alessio Fiorino, Luca ha messo la soft, mentre gli altri hanno messo la gomma hard, con Luigi che nel valzer del pit stop Di Legge è riuscito a passare Sdem. E hard per Magico Sonny, che hanno sulla hard, è l'unico dei piloti in questo valzer di pit stop che alla fine è uscito dalla pit lane con la gomma hard. Sì, quindi Magico Sonny ha scartato la mescola, ha messo la hard per arrivare fino in fondo. Non ho visto e in questo valzer, signori, F è al comando, perché ovviamente insieme a Long e il Sevo non si sono fermati, e credo che a questo punto Michael può approfittarne per riprendere il controllo della vettura, anche se è ritirato, almeno dalla grafica. Sì, è ritirato Michael. È ritirato dalla grafica, sì. E dicevo, Occasione per F Long e il Sevo di resistere lì davanti e aspettare un'eventuale seconda safety car che gli permetterebbe di fare una sosta gratis, ma ovviamente dietro la sosta gratis gli altri non la dovranno fare, quindi è un po' l'arte di... io la chiamo dalle mie parti l'arte di frattazzo da Velletri. Sarebbe interessante, intanto safety car che rientra in questo giro, capire anche Alessio Fiorino che dovrà fare circa 11 giri con la soft, sicuramente patirà tantissimo già dal quarto, quinto giro di stint con quella mescola, mentre tutti gli altri invece sono su gomma media nuova e Luigi nel valzer di pit stop ha scavalcato Sdem, quindi sarà lui il primo inseguitore di Fabio Zornheim. Occhio che però là davanti potrebbero creare dei sconfigli, perché comunque F, Dottor Long e il Sevo avranno gomme leggermente più usate e il passo sarà leggermente più lento. Non sta riuscendo ad entrare Michael, riparte F che dà subito lo strappo cercando di lasciare al palo Long, mentre in sovraimpressione vediamo la classifica aggiornata con in questo momento Fabio che mantiene 28 punti di vantaggio nei confronti di Magico Sonny, ma classifica che andrà a modificarsi sostanzialmente più avanti quando tutte le soste saranno messe a pari in questa gara. F che non è riuscito a staccare Long, che rimane e cerca di tenere il passo, dietro c'è il Sevo con la Mercedes, Mercedes che peraltro è stata la squadra del Sevo nel 2015, mentre Long è molto vicino ad F che ha provato a dare lo strappo, ma Long non è assolutamente d'accordo. No, non è assolutissimamente d'accordo, è molto vicino, potrebbe già tentare l'attacco alla fine del lungo rettilineo. Dietro invece tutto normale con Alessio Fiorino che invece va a attaccare il Tia Prinz e va a conquistare subito la nona piazza. Importante per Alessio Fiorino è... attacco di Long nei confronti di F in fondo al rettilineo, non perde tempo F, grande controllo, si apre infatti quindi una spirale, uno spiraglio immediato per il Sevo che va all'attacco, allora ci va a prova anche Fabio che va all'esterno nei confronti di F che può sfruttare la scia del Sevo, va all'esterno, attenzione perché qui il corpo è molto pronunciato, l'esterno per Fabio Zornheim. Attenzione perché la strategia non ci aiuta, Fabio all'esterno, F la perde e viene evitato per un pelo, incredibile. F ha perso la vettura ma Fabio ha fatto un capolavoro all'esterno e Luigi ha avuto un gran riflesso nel saltare la macchina che aveva perso controllo di F ed è riuscito a rimanere attaccato al pilota Ferrari che è subito alle spalle del Sevo, mentre Dottor Long cerca di andarsene via. Prova a scappare Dottor Long, il Sevo gli va dietro ma Fabio Di Legge stanno arrivando di gran carriera. Certo non vogliono perdere tempo, sta cercando di risalire Magico Sonny che però ovviamente lo dicevamo con la gomatura sta soffrendo tanto, non avrà certamente dubbi di arrivare in fondo ma ovviamente la sofferenza sarà tanta. Nel frattempo dalla chat ci chiede il buon Alessandro Verni, domanda per gli esperti, ci sarà il crossplay su F1? Il crossplay dovrebbe arrivare a fine settembre, almeno questo secondo le fonti che stanno arrivando in questo momento, e direi che è praticamente una certezza. Attenzione Fabio che va all'attacco nei confronti del Sevo, non perde tempo, anche dietro il Sdem che prova ad affacciarsi nei confronti di Di Legge, Di Legge che si sposta, attenzione si muove anche Raffo Idex, grande movimento qui davanti con Di Legge che va all'esterno nei confronti del Sevo che viene scavalcato anche da Di Legge, attenzione perché arrivano Sdem e Raffo Idex di gran carriera subito dietro di lui. Mamma quanto movimento qui dietro, passa Sdem, Raffo Idex tutto all'interno nei confronti anche di Sdem. Attenzione perché va tutto all'interno, contatto, deve controllare. Allora il Sevo all'esterno risponde ma non molla Raffo Idex che si fa vedere ancora all'esterno qui nei confronti del Sevo. Alla fine il Sevo la dà su, mamma mia che momento però. Che momento, soprattutto che controllo da parte di Raffo Idex nel contatto con Sdem, fortunatamente per lui non ha rotto e non si è girato, può proseguire la battaglia con Fabio Di Legge, Sdem e Raffo super aggressivi nei confronti. Si è girato il Sevo, ha perso la vettura il Sevo, per fortuna l'ha recuperata prima di andare in barriera ma si ritrova ovviamente in ultima posizione perché il gruppo era tutto compatto e passano tutti, mentre Magico Sonny sta ancora soffrendo perché è a 9 decimi da Stefano Marte, non è ancora perfettamente a suo agio con questa gommatura che solitamente impiega dai 2 ai 3 giri per entrare nella finestra di temperatura perfetta. E attenzione là davanti perché Fabio adesso potrà attaccare direttamente Dottor Long, ma Dottor Long ha praticamente una muta di cani rabbiosi dietro che lo vorrà subito passare in questi due rettilini. Cerca di resistere Long che sembra abbastanza scarico perché nonostante il DRS non è riuscito a rendersi minaccioso. Vabbè, diciamo che ha staccato davvero profondo. Comunque è vero, sembrava molto scarico. Sdem. Bravo, disturba Sdem che infatti viene attaccato da Raffo Idex che si fa di nuovo vedere. Vediamo se tenta la manovra uguale al giro precedente, stavolta è molto più lontano e addirittura Sdem ad attaccare all'esterno Long. Long resiste, ma Sdem sembra avere molta più velocità e ce la fa. All'esterno qui stanno facendo dei numeri da circo e Raffo va all'interno nei confronti di Long con una leggera toccata. Long che prende anche 3 secondi, va lungo dopo il danno alla beffa. Sì, e rientra davanti ad Alessio Fiorino, che in tutto questo aveva scavalcato pure Kaisermatt, portando in sesta posizione per Alessio Fiorino, che per lui, anche per lui la gara sarà lunghissima, perché con queste rosse deve sperare quantomeno in un'altra safety. Sarà dura, vediamo Alessio Fiorino che ovviamente con la soft sta spingendo tantissimo, ma subito l'attacco, anche perché Kaisermatt alle sue spalle è decisamente minaccioso e sbaglia completamente i calcoli Kaisermatt, secondo me. Era davvero molto minaccioso, infatti rompe l'ala, si fa sfilare da tutto il gruppo. Intanto Alessandro Verni ci dice dalla chat, stava parlando di crossplay, tra l'altro l'indizio, attenzione perché c'è l'attacco di Schumi nei confronti di Alessio Fiorino, va all'interno e passa vicinissimo al muso di Long, infatti deve alzare il piede e Fiorino si riporta all'esterno. Grande movimento qui con ora Tia Prinz che si fa vedere all'interno di Schumi, Alessio Fiorino si apre, mamma mia che cos'è, Austria, curva 3, si è girato Long, no, che cos'è successo, Tia Prinz penalizzato. Ragazzi, sta succedendo di tutto. Facciamo fatica a stargli dietro. Sono in 5. L'ha persa Stefano Marte. L'ha persa Stefano Marte al centro delle due chicane. Preso anche 3 secondi Stefano Marte nel controllo. Qui c'è qualche problema perché Stefano Marte ha perso la vettura andando fuori. Quindi 3 secondi sembravano un attimino troppi. Quindi qua secondo me c'è da aggiustare qualcosa. Bisogna dirlo in casa Codemaster. Grande, grande movimento. Sì, diciamo che è stata una fase veramente concitata e in tutto questo ne hanno approfittato Schumi e Tia Prinz per scavalcare Alessio Fiorino, che come abbiamo detto è già andato un po' in crisi con questa rossa e dovrà farne ancora 7 di giri, sarà veramente lunghissima per il pilota McLaren. Là davanti occhio perché si stanno studiando, Luca, primi 4 sì, tutti attaccati con il DRS pronto, e quindi vedremo tra pochissimo le prime mosse con Fabio che sembra andare leggermente via nei confronti di Di Legge, che sembra accusare un po' e sembra addirittura tarpare un po' le ali dietro a Sdem in questo momento, in questa piccola fase di gara. Intanto Napo dalla chat aveva catturato proprio il primo indizio che io avevo subito notato al lancio del gioco. Magico Sonny, attenzione, ha scavalcato Long e Lele, e anche Lele va all'attacco di Long, ovviamente ora sta perdendo tante posizioni, mentre F e occhio perché la... Vai Jacopo. No, stavo dicendo, intanto c'è dietro l'attacco di ancora Lele Salva nei confronti di Dottor Long. Dicevo che Magico Sonny con l'hard non sta andando un piano. Attenzione, anzi, Fabio, errore forte di Fabio. Si è girato! Si è girato Fabio, incredibile! Si è girato da solo! Non so cosa è successo perché deve aver fatto un errore. Si è ritrovato la prima a quarto e poi l'ha persa da solo all'uscita del curvone veloce. Probabilmente ha sbagliato alla chicane, che è quella in mezzo ai due rettilini, potrebbe aver scaldato e poi dopo nel curvone l'ha persa completamente in uscita, perché l'ho visto con la coda dell'occhio che subito all'apertura di gas la macchina ha fatto subito sovrasterzo, e quindi per lui la possibilità a questo punto di vincere questa prima parte del Gran Premio di Abu Dhabi svanisce miseramente al furgone, dando libero sfoggio a Sdem, che addirittura è passato in testa, di condurre il Gran Premio con Di Legge e Raffo Idex uno attaccato all'altro. Intanto dicevo, Napo aveva catturato l'attenzione proprio sul dettaglio fondamentale, ovvero il fatto che si vedevano i simboli della console alla quale i giocatori stavano giocando, che non c'erano mai stati, che quindi davano l'indizio di quello che sarebbe stato il crossplay, che poi avrebbero indicato la periferica dalla quale i giocatori si stavano incontrando all'interno delle lobby. Nel frattempo davanti, come dicevi, Sdem, Di Legge, nel frattempo Magico Sonny, l'attacco di Alessio Fiorino. Magico Sonny sta risalendo brillantemente con la gomma hard, e ora però l'ostacolo è un po' più lontano perché si chiama Tia Prinz ed è a 2 secondi e 8, mentre dietro attenzione perché anche Lele Salva, entrambi col DRS, era vicino ad Alessio Fiorino ma non va all'attacco. Io ho la sensazione che la gomma soft di Alessio Fiorino stia iniziando a cedere. Sì, e come stavo dicendo prima, Magico Sonny invece con l'hard sta andando molto forte, Luca, perché comunque sta tenendo un buonissimo ritmo, e attenzione perché negli ultimi giri questa hard potrebbe veramente fare qualcosa di meglio nei confronti delle medie che c'ha davanti a sé, ovvero quello di Tia Prinz e di Schumi Legend, quindi per Magico Sonny comunque la possibilità di finire quasi dietro ai primi tre non è così remota, anche se però il distacco è sui 3 secondi. Infatti rimane più o meno sui 3 secondi, vediamo se in questo primo giro a pista libera avrà modo di accorciare, va larghissimo, Magico Sonny che prende anche 3 secondi. Mentre dietro ancora Lele Salva con Alessio Fiorino che risponde, poi arriva Fabio Zornheim all'esterno nei confronti di Lele Salva. Ancora grande davanti, movimento. Mentre là davanti nulla cambia con Di Legge che si fa vedere all'ingresso di Sdem. I primi tre sono molto vicini, ci si sta giocando la vittoria della 25% di Abu Dhabi. Mentre dietro Fabio Zornheim va all'attacco di Alessio Fiorino conquistando la 7ª posizione, Luca. E vediamo se dietro lì il gruppo si muove, perché sembrano decisamente famelici. Mentre Di Legge va all'attacco nei confronti di Sdem, passa prima del curvone, si mette davanti e questo triello continua a fare l'andatura, mentre anche Lele Salva va all'attacco nei confronti di Alessio Fiorino che sta crollando a picco. Si cominciano a muovere le acque, Luca, con Luigi che adesso cerca di avere il cambio di ritmo nel T3 per staccare il pilota della Red Bull che tiene comunque la scia di Luigi Di Legge. Dietro Raffo Idex studia un attimo la situazione, mentre dietro il Tia Prinz rimane attaccato a Schumi Legend, però il Tia Prinz paga 3 secondi di penalità, quindi in questo momento Schumi Legend potrebbe rimanere saldamente in 4ª posizione fino alla fine del GP di Abu Dhabi. Magico Sonny 4 decimi più veloci di Schumi Legend, pardon, di Tia Prinz in questo giro non sono abbastanza, potrebbe arrivare vicino ma non credo sarà abbastanza. Mentre Luigi ora cerca di fare l'andatura davanti ma non riesce a staccare Sdem. No, non riesce a staccare Sdem e anzi Sdem potrebbe di nuovo tentare l'attacco nei confronti del pilota Aston Martin. Si fa vedere probabilmente lo spot. Probabilmente, Luca, lo spot più importante sarà proprio in questo rettilineo prima dell'ingresso del curvone. Ancora la Foidex che va all'attacco, mentre dietro Alessio Fiorino viene scavalcato anche da Stefano Marte che è andato all'attacco. Continua sempre più la crisi di Alessio Fiorino con questa gomma soft, ma mancano ancora 3 giri al termine e sono tanti, in una 25%. Sono tanti, soprattutto le gomme possono cedere in una frazione di secondo da un momento all'altro in questo particolare, scusatemi, tipo di competizione molto breve come la 25%, quindi ad ogni giro il rebus sarà completamente diverso per i piloti. Davanti Di Legge continua a condurre con poco meno di mezzo secondo di vantaggio nei confronti di Sdem, poi Raffo Idex, poi Sonny che in questo giro Alessio Fiorino 3 secondi anche per lui. E dicevo Magico Sonny che nei confronti di Tia Prinz hanno girato più o meno sullo stesso tempo, quindi diciamo che per Magico Sonny la gara è su Fabio Zornheim, ma con 3 secondi di penalità e 1 secondo e 4 di vantaggio. Attenzione dietro, forse errore da parte di Stefano Marte, infatti sì, errore di Stefano Marte all'uscita di curva 1, torna in 12ª posizione. Mentre attenzione Raffo su Sdem, Sdem prova a sfruttare la scena di Luigi per difendersi. Raffo va all'attacco staccando profondissimo. E porta largo Sdem. Che ovviamente non può preparare l'uscita del richiamo verso destra. E Fabio va all'attacco, ne approfitta Luigi che mette 7 decimi di margine fra sé e Raffo Idex. Ancora una bandiera gialla. Nel terzo settore si è girato il Sevo di nuovo. Il Sevo sempre l'ultima curva. Wow. Luigi l'ha persa, ha perso la macchina in uscita dal curvone, segno che sta spingendo al massimo il pilota Aston Martin, anche perché con il contatto che è avvenuto tra Raffo Idex e Sdem, Sdem ha perso 1 secondo e 2 nei confronti della coppia di testa. Che scodata Raffo all'uscita dalla terz'ultima curva sotto rotelle. Guarda infatti Luigi, 1 secondo può essere una manna dal cielo se riesce a mantenerlo prima della zona di attivazione. Stanno spingendo, ma credo che in questa fase Luigi ne abbia leggermente di più dei suoi piloti, il suo immediato inseguitore. Il suo immediato inseguimento, per essere più corretto. 3 secondi anche per Kaisermatt. Luigi 8 decimi. Tante penalità sì. Alcune un po' particolari, avevo sentito alcuni piloti durante la settimana lamentarsi del fatto che si prendessero 3 secondi andando semplicemente fuori pista, ed effettivamente in alcuni casi si è verificato. Raffo Idex alla fine è riuscito ad agganciare il DRS di Luigi, mentre in sovraimpressione stiamo guardando quella che è stata la differenza cronometrica proprio fra Di Legge e Raffo Idex negli ultimi 5 passaggi praticamente identici. E anche Sdem è riuscito a riagganciare il DRS di Raffo Idex proprio poco prima del detection point, quindi tutti e due hanno ripreso il DRS di chi lo precedeva. E quindi sarà un ultimo giro al cardiopalma con Luigi che ha 6 decimi di vantaggio nei confronti di Raffo Idex. Vediamo se riuscirà a costruire di nuovo come nel giro precedente, complice anche l'errore di Raffo Idex, un tesoretto nell'ultimo settore. 7 decimi, 7.30, 7.67. È un po' allunga, un pelo allunga nel T3. Sì, e soprattutto è un margine che in questo momento non permette a Raffo Idex qualunque manovra di attacco. 8 decimi sono veramente tanti, come i 9 decimi anche di Sdem. Si entra in questo ultimo giro con Luigi che in questo momento ha la concreta possibilità di portarsi a gara questa prima parte del GP di Abu Dhabi. 9 decimi di vantaggio da parte di Luigi Di Legge dopo la doppia vittoria. Attenzione ancora a bandiera gialla, vediamo, no, subito rimossa dopo la doppia vittoria nella sprint e nella va via. Future. Va via Di Legge, non ha il DRS Raffo Idex, si allunga Di Legge e probabilmente potrebbe addirittura subire l'attacco nei confronti di Sdem Raffo Idex, perché Sdem si è portato molto vicino, anche se però in accelerazione esce bene il pilota Mercedes. Tutto dovrebbe rimanere invariato in questa ultima parte di giro. Anche F 3 secondi, mentre Luigi ha ormai costruito un tesoretto che ammonta a quasi 1,5 secondi nei confronti di Raffo Idex, che dal curvone perde quasi un paio di decimi nei confronti di Sdem che rimane lì a mezzo secondo. Guarda, cerca di agguantarlo in questo tratto finale, mentre Fabio proprio alla fine, all'uscita dal curvone, va all'attacco anche di Magico Sonny, nonostante sarebbe stato comunque davanti al pilota Alfa Romeo. Di Legge sul traguardo a vincere la sprint race qui ad Abu Dhabi, terzo successo consecutivo per Di Legge dopo la doppia vittoria nella sprint della Future in Australia 7 giorni fa. Devo dire gran periodo per Di Legge. Intanto Raffo chiude secondo, Sdem terzo, vanno a chiudere il podio poi le due Ferrari con Schumi in quarta posizione, Fabio in quinta, Tia Prinz, Magico Sonny, Lele Salva e poi via via tutti gli altri. Vediamo perché ci sono tante penalità con Alessio Fiorino, Kaisermatt che rimangono così dove sono in nona e in decima posizione, poi via via Stefano Marte, Long F e il Sevo, ritirati Michael e Giuseppe Federico. Intanto andiamo anche a vedere in sovraimpressione quella che è la classifica a questo punto dopo l'arrivo di questa Future Race, di questa Sprint Race, con Fabio che vede il suo vantaggio nei confronti di Magico Sonny accorciarsi a 20 punti, 170 a 150, con Raffo Idex che ha quota 139 e a 31 punti in terza posizione, e la terza vittoria consecutiva rilancia anche Di Legge che ha 37 punti da Fabio, a quota 133 punti, 126 punti invece per Schumi Legend che con 44 punti di ritardo ha un bel da fare, considerando che mancano una Future e poi Sprint e Future dell'ultimo appuntamento fra 7 giorni. Sì, una vittoria di Luigi che praticamente va a seguire quello che abbiamo visto in questi primi giorni di F1 2022. Un Luigi che si trova in grandissima forma, ha interpretato benissimo questi primi giorni di gioco e lo sta facendo vedere, perché comunque tutta la sua gestione gara è sempre stata molto concreta, sbagliato poco e ha attaccato nei momenti giusti e si è portato a casa questa prima vittoria in questa sprint race. Adesso arriveremo nella Future dove i piloti saranno rovesciati e lì sarà veramente interessante capire la gestione della gomma, inerente al fatto che vedremo soprattutto media e hard come gomme principali, visto che la soft, come abbiamo visto, si usura veramente tanto, e quindi andremo anche a capire un po' con che gomma partiranno i vari piloti. E quindi questa è la classifica finale della Sprint Race ad Abu Dhabi, con Di Legge che precede Raffo Idex e Sdem sul traguardo. Giro più veloce in un primo 26 secondi 342 millesimi che va invece a Fabio Zornheim, che ha chiuso però solamente in quinta posizione, ma dopo questa gara resta comunque leader del campionato e deve guardarsi comunque da Magico Sonny che non esce bene da questa sprint race, solo settima posizione e non una gara particolarmente esaltante. Detto questo, prendiamo una piccola pausa per la pubblicità. Noi torniamo tra pochissimo qui in studio prima della partenza con me e Jacopo della Future Race in diretta dal circuito di Yas Marina Abu Dhabi. A tra poco. Eccoci ragazzi, questo è il Natlas Car. All'impressione sembra un simulatore come tutti, ma ci sono tanti piccoli dettagli che lo rendono unico nel suo genere. Il tutto parte intanto dal fatto che sia un pacchetto completo. Abbiamo il computer, la centralina, il casco che è stato modificato per fare spazio al visore, per rendere i fili invisibili e per far sì che non creino nessun problema mentre chi guida sta insomma vivendo la sua esperienza virtuale in pista. Ma ci sono tante cose, partendo dal fatto che tutto si muove sul software che gestisce la macchina. Il software è un software appunto della Natlas Technology che si chiama AirSim. Partiamo per esempio da qui davanti, dove ci sono due ventole della velocità massima di rotazione di 22.000 giri al minuto, e che servono appunto per dare la sensazione al pilota virtuale che è all'interno del simulatore dell'aria che proviene proprio dal tracciato, proprio per dare il massimo senso di simulazione possibile. Un altro dettaglio è il G27 modificato, che è stato appunto adattato alle funzionalità della macchina in sé. Parlavamo anche del casco, che come detto è stato modificato per accogliere appunto il visore, che è il cuore pulsante. Ci sono poi queste due piccole ventole che servono nel momento in cui non sono accese le ventole anteriori più grandi, servono per creare un vortice d'aria ed evitare che le lenti del visore si possano appannare e possano quindi compromettere la visione del giocatore, che è tutto. C'è anche un impianto che comprende all'interno del simulatore questi 4 speaker posti ai 4 lati e un sub che è disposto poco dietro la pedaliera per una potenza totale di circa 500 watt. Gli interni sono in pelle, foderati. I pannelli esterni sono rimovibili, quindi possono essere assolutamente personalizzati a seconda di quello che insomma è l'esigenza di chi utilizza la macchina completa. Come vedete, parlavo prima del fatto che tutto il modulo sia insomma un pezzo unico. Qui c'è l'ingresso della corrente che va ad alimentare la centralina e tutti i sistemi interni, quindi processore, pedaliera, volante, tutto quello che serve e che c'è all'interno dell'Atlas Car. Quindi io direi che ormai ho detto praticamente quasi tutto, non resta che saltare al bordo. Ci andiamo a fare un bel giro in pista sul circuito del Mugello su una Ferrari SF15H. Eccoci qui. Questo è quello che vediamo dall'interno, guardate che bel panorama, vedono anche i meccanici, la tribuna, e qua possiamo vedere i box, i segnali, bel simbolone Ferrari con tutte le gomme lì dietro. Però quello che interessa a noi adesso sarebbe anche scendere in pista. Al Mugello, quindi bucine per lanciarci verso il primo rettilineo. Apriamo il DRS, occhio all'uscita, con l'evento che sia davvero una sensazione di immersività notevole in tutto il contesto. Ci si lancia verso la San Donato, velocità massima oltre 310 km/h, poi staccata forte fino alla quarta, bisogna tenere la corda, si può soffrire anche leggermente di sottosterzo e via con la prima chicane, poggio secco, curve 2 e 3. Giusto tenere la corda così, poi via giù tutto il gas, ancora sinistra destra e ci si lancia verso la Casanova Savelli, che ci porta poi con questa compressione a uno di quelli che poi diventa uno dei punti più spettacolari del tracciato. Arrabbiata 1 in salita e arrabbiata 2 ancora in salita, non si vede l'uscita che è cieca. Ancora in discesa, una chicane, destra, sinistra, bisogna mantenere la corda, occhio al gas. E ancora destra, decompressione, bellissima. Occhio alla corda e poi ancora un punto molto spettacolare, le due velocissime curve che ci portano verso l'ultima, la Bucine di nuovo. Dalla settima marcia quasi 300 km/h, si scende in quarta, un po' larghi e poi si va a stringere per cercare la corda, via giù di gas, si apre il DRS, massima velocità per andare a concludere il nostro giro sulla pista del Mugello, davvero fantastico. Eccoci rientrati in diretta, pronti per la Future Race, la gara lunga, 50% di distanza con la griglia invertita per i primi 12. E allora andiamo a vederla questa griglia di partenza, che vede Dottor Long e Stefano Marte in prima fila, seconda fila per Kaisermatt e Alessio Fiorino, terza fila per Lele Salva e Magico Sonny, quarta fila per Tia Prinz e Fabio Zornheim, quinta fila in nona e decima posizione per Schumi Legend e Sdem. Poi abbiamo Raffo Idex e Di Legge, gli ultimi ad avere la griglia ribaltata, mentre scattano comunque dal fondo gli altri piloti che hanno chiuso fuori dai primi 12 o ritirati nella prima gara. E quindi il Sevo 13°, F in 14ª posizione, Michael in 15ª posizione, Giuseppe Federico in 16ª posizione. Un piccolo intruso che però non farà questa gara. So che tanti da casa si sono fortemente emozionati, ma non sarà così, non è come sembra. Non è come sembra, ma comunque ha optato per gomme medie anche lui, anche se non parteciperà alla gara. No, parlando di gomme invece, Luca ha scelte abbastanza interessanti per alcuni, tanti partono con le gomme medie ad eccezione di Long, Fiorino, Tia Prinz e il Sevo che partono con la hard, e Magico Sonny ha deciso addirittura di partire con la soft, quindi Magico Sonny subito all'attacco in questi primi giri. E quindi vetture che stanno tornando sulla griglia di partenza, pronte per questa gara Future. 29 giri, la metà della distanza di gara reale sul circuito di Abu Dhabi, 15 giri che ci hanno consegnato Di Legge, vincitore della Future Race, a continuare il filotto, come dicevamo in precedenza, delle due vittorie consecutive ottenute una settimana fa in Australia. E allora teniamo solamente la bandiera verde in fondo allo schieramento, mentre le ultime vetture stanno andando a prendere posizione sullo schieramento. E allora tutto pronto, attendiamo solamente l'accensione dei semafori, delle luci rosse che andranno a dare il via alla gara. Qualche ancora secondo di attesa. Credo ci sia qualche problema, infatti era caduto Lost. Caduto Lost, infatti parte ora la gara. Ho visto un po' di indecisione davanti con Long. Raffo. Attenzione Raffo! A muro clamoroso Raffo, eccolo qui l'ala di Velta, ma credo, non so se, non ho capito bene cosa è successo dietro, c'è veramente bandiera gialla per i detriti lasciati dalla Mercedes di Raffo. Dietro Magico Sonny è in seconda posizione con la gomma soft, cerca subito di spingere. Eh sì, lo strappo della gomma rossa è importantissimo, è molto efficace nei primi giri, quindi per Magico Sonny sarà importantissimo liberarsi di Long il più fretta possibile. E va subito l'attacco Sonny, che però si fa vedere, c'è arrivato vicinissimo al posteriore della vettura di Long. Magico Sonny che sa che deve sfruttare, come dicevi tu, questi giri che sono i giri buoni per la sua gomma soft per scappare via, per fare passo, e anche i giri più utili alla sua strategia, perché era l'unico con la gomma soft dentro. Magico Sonny deciso nei confronti di Long, gli rimane vicinissimo. Long che deve far fruttare questa gomma il più fretta possibile, deve farla scaldare il meglio possibile per cercare di tenere un buon ritmo. Ma guarda, tanto guarda chi c'è, Luca in quinta posizione, scattava 12°. Di Legge, incredibile, si è dimenato nel gruppo. Sdem, clamoroso, clamoroso. E safety car, safety car, vediamo. Safety car, sì. Incredibile. I due piloti che con Di Legge erano finiti a podio in gara 1. Prima muro al via, Raffo Idex, e ora clamorosamente Sdem, credo un errore suo personale, visto dove era la vettura. Sì, praticamente sicuramente potrebbe aver perso il posteriore e poi è andato a finire nel muro, e questa safety car, caro Luca, distrugge la gara di nuovo di Magico Sonny, perché con questa rossa che doveva creare gap nei primi giri adesso viene tutto annullato, quindi probabilmente potrebbe addirittura rientrare per scartare la mescola, e a questo punto potrebbe addirittura mettere la hard e cercare di arrivare fino in fondo. Potrebbe essere la matta per il pilota Alfa Romeo questa safety car. Vediamo cosa deciderà Sonny alla fine di questo giro, se rientrare, come dici tu appunto, andare ora sulla hard per andare in fondo, ma almeno mettersi, diciamo, strategicamente forse più in linea con gli altri, o se invece andrà su qualcosa di diverso. Purtroppo c'è un problema con i distacchi, e quindi nella colonna a sinistra di Temi non riusciamo a vedere i distacchi, forse anche dovuto al problema che c'è stato in partenza. Sì, poi soprattutto adesso che con la safety car comunque i distacchi aumentano e diminuiscono in base a come vanno forti i piloti. Vediamo un po' Magico Sonny che sta arrivando alla penultima curva, va a iniziare l'ultima curva ma rimane fuori, ancora Magico Sonny. Forse vuole provare, visto che eravamo solamente al primo giro, potrebbe avere ancora una gomma fresca che gli permette di spingere per qualche giro e poi fare una sosta per andare forse sulla media, prendersi questo rischio, addirittura forse sulla hard. Io credo che se lui abbia puntato con la rossa vada per mettere più la hard che la media, perché comunque sono circa, dovrà fare circa una ventina di giri, e la mescola gialla sì ti fa 20 giri ma non sai come arrivi in fondo, la bianca sicuramente sai che arrivi in fondo in buone condizioni, quindi Magico Sonny probabilmente sta cercando di allungare lo stint con la rossa per poi mettersi più o meno a pari livello rispetto a quelli che hanno gomma media e gomma hard, e cercare di difendersi nella seconda parte. Oh, Kaisermatt! Si ritira anche Kaisermatt. Kaisermatt ritirato. L'ha persa all'ultima curva. Vediamo il pallino lì proprio all'ingresso dei box. Un errore strano, poi sotto safety car. Mi sembra molto strano. Dici? Andre? Sì. Ti sentiamo? Non so se mi sentite bene. Sì, ti sentiamo. C'è stato un problema in partenza con il cambio host per Raffo, che mi dice che ha perso il controllo della macchina in partenza. Ma perché non, non aveva il controllo della vettura, oppure... Sì, praticamente aveva l'ERS attivo e l'acceleratore andava da solo quando c'è stato il cambio host. Safety car in questo giro. Mamma mia. Non mi sembra di vedere problemi particolari onestamente in pista. No, problemi no, però devo dire che in partenza c'è stato un po' di suspense. Occhio, perché adesso il gruppo rallenta di colpo, perché davanti ovviamente c'è stato questo avviso un po' all'ultimo della safety car, e allora Magico Sonny cerca di farsi strada dietro a un gruppone di piloti con la gomma più dura della sua. Va a ripartire Sonny che cerca di lasciare al palo Long, che conserva ancora la seconda posizione. E per Long sarà difficilissimo in questi primi giri, perché gomma è ripartito hard completamente da freddo con gomma hard. Sdem, partenza buggato anche me, cioè, ovvero, raccontaci Sdem, almeno cerchiamo di capire, facciamo anche un report da questo punto di vista. Attenzione perché le Aston Martin sono all'attacco del pilota Haas. Vanno fortissimo Di Legge. Stefano Marte subito alle spalle di Long, che ovviamente, come dicevi tu in precedenza, soffre con la gomma hard, con la gomma più dura. Vediamo se Stefano Marte va subito all'attacco, dentro. Ci prova ad andare dentro nei confronti di Long e lo fa decisamente in maniera brillante, chiudendo subito l'attacco nei confronti dell'alfiere Haas, che però si ripresenta molto vicino in uscita al posteriore di Stefano Marte. C'è anche Di Legge subito dietro, Long va all'interno. Ah, vicinissimi, alla fine Stefano Marte fa valere le sue ragioni, tiene dietro Long e Di Legge farà spettatore dietro, mentre Fabio si è girato un Alfa Tauri e si è girato Lele Salva di nuovo all'uscita del curvone, mentre Raffo credo abbia ripreso il controllo della vettura. No, purtroppo no. No, non... no, direi no, di no. No. Intanto Magico Sonny crea subito un secondo di gap nei confronti di Stefano Marte. Forse ancora un paio di giri di bontà su questa gomma. Ovviamente Stefano Marte giro veloce, vediamo 1.27.8, leggermente più veloce di Magico Sonny. Un secondo ancora Sonny largo come prima. Mamma mia. E Long ha perso la vettura con davanti Di Legge che ha dovuto alzare il piede e si è creato un gruppone lì dietro. E Di Legge sono due volte che fa il miracolo per evitare qualcuno. E guarda quando si è avvicinato Schumi che va quasi all'attacco nei confronti di Di Legge. Ci arriva molto vicino. Può tentare l'attacco adesso Luigi nei confronti di Long e prendere poi il DRS del compagno di squadra. Vediamo se va all'attacco Di Legge, mentre Tia Prinz viene scavalcato da Giuseppe Federico. L'attacco di Di Legge nei confronti di Long e Tia Prinz ancora a combattere con Giuseppe Federico là dietro. Giuseppe Federico che però è disconnesso, pardon, è Tia Prinz che è disconnesso, scusate. Luigi può andare subito all'attacco di Stefano Marte, che è uscito malissimo dalla chicane, si butta all'esterno nei confronti del compagno che resiste nel curbone. Fianco a fianco le due Aston Martin stanno duellando per la seconda posizione con Luigi che ci prova. Wow, è passato qua, è passato per un pelo, attenzione lì, Stefano Marte va a largo, ma Luigi è passato davvero in uno spazio che stava diventando minuscolo e se ne va. Gran sorpasso di Luigi che adesso ha tutta pista libera per imporre il suo ritmo, e se il suo ritmo è quello di gara 1 credo che la storia si potrebbe chiudere già qua. 27.553 per Magico Sonny, ancora giro veloce della gara, toglie 4 decimi al suo giro precedente, toglie 3 decimi al giro più veloce della gara, che nel passaggio precedente in 25.8 era stato firmato da Stefano Marte. E ora Long vede ingombrante nei suoi specchietti la sagoma della Ferrari di Schumi, dietro c'è anche Alessio Fiorino, tandem Ferrari McLaren, Schumi, Alessio Fiorino, Fabio F. Sì, adesso tutti con il DRS di Luigi e quindi sarà ancora più difficile passare sulle rettilinee, ma Schumi cerca subito l'attacco nei confronti del pilota Haas. Schumi all'attacco, vicinissimi, quasi contro la pancia della Haas, va alla staccata e va all'attacco, mentre Giuseppe Federico è in lotta con Michael. Non è però uscito benissimo, attenzione perché può rispondere Long e ora non avrà il DRS Schumi, no lo avrà, pardon, perché davanti c'è la vettura di Stefano Marte a 6 decimi. Si avvicina Long, ma Schumi cerca di mantenere la posizione, ce la fa. Fabio interno nei confronti di Alessio Fiorino, va al sorpasso, sale in sesta posizione e va alle spalle di Long. Stanno andando in coppia le due Ferrari che stanno risalendo, mentre Luigi sta guadagnando qualcosa su Magico Sonny che però ancora resiste bene con questa gomma rossa e sta cercando di prolungare più che può la vita delle soft. Il pilota della Alfa Romeo continua ancora e siamo al settimo giro del GP di Abu Dhabi. Un secondo e mezzo di vantaggio da parte di Magico Sonny nei confronti di Di Legge, che ha guadagnato quasi un secondo però in questo passaggio, perché era partito da 2 secondi e 4, 2 secondi e mezzo prima di questo passaggio, eccolo qua, ha guadagnato addirittura un secondo e mezzo. 28,1 per Magico Sonny rispetto al 27,5 del passaggio, 27,4 del passaggio precedente. Per ora 26.593 da parte di Luigi. Primo giro che sta guadagnando. Sta guadagnando a vista d'occhio, soprattutto in trazione Luigi nei confronti di Magico Sonny. Questo potrebbe essere la chiave del momento in cui Magico dovrebbe fermarsi proprio in questo giro. Dietro duello con l'aggancio tra Stefano Marte e Schumi, con Schumi che allunga la staccata alla chicane e va a scavalcare Stefano Marte che resiste, ma deve fare altro che cedere il passo. rischio anche di contatto, perché Stefano ha alzato il piede, soprattutto perché rischiava di non esserci più spazio, anche perché si sta arrivando di gran carriera anche Fabio alle spalle di Stefano Marte. Gran gruppone dietro, anche Alessio Fiorino minaccioso nei confronti di Long, sono sulla stessa gomma. Alessio Fiorino è in una buona posizione secondo me. Long sta scendendo, Alessio Fiorino se tiene l'altreno di questo gruppo è messo bene. Sì, e soprattutto adesso la gomma bianca comincia a lavorare bene. Magico Sonny è stato ripreso da Luigi. Vediamo un po' se va a rientrare il pilota dell'Alfa Romeo. Continua ancora un altro giro, quindi è importante per Luigi cercare in questo momento l'attacco immediato nei confronti dell'Alfa Romeo, perché altrimenti potrebbe far ritornare indietro Tia... Si è girato Long! E girato Long! Sì. L'ha persa all'ultima curva, sfila tutto il gruppo e squalifica. Ah, è contromano per far manovra. Sì. Tanto Di Legge vicinissimo a Magico Sonny, molto probabile che arriverà l'attacco in questo passaggio. Attacca adesso, attacca sicuramente adesso Luigi. Subito l'attacco nei confronti di noi, vediamo se si tiene invece il colpo per dopo. E infatti non attacca, vediamo, s'affaccia e non attacca. Ma sta arrivando Schumi, guarda quanto è arrivato Schumi. Adesso. Prepara meglio l'uscita, prepara l'incrocio nei confronti di Magico Sonny ed è davanti praticamente già in uscita. L'ha preparata in maniera perfetta l'uscita dalla chicane Di Legge, col Magico Sonny che sta cercando di resistere. Vediamo se va la staccata all'interno del curvone nei confronti di Di Legge, ma guardiamo da dietro con Schumi che fa lo spettatore, ma Di Legge ha troppo grip anche all'esterno e va davanti, mentre Stefano Marte e Fabio se le stanno suonando per la quarta e quinta posizione. E soprattutto adesso può fare la differenza qua Luigi, può fare la differenza perché la gomma rossa sta soffrendo tanto e guarda, guarda Luca come se ne sta andando. Oh, attenzione subito Schumi nei confronti di Magico Sonny. Schumi già ha capito che dovrà andare subito! È perché Fabio, è perché Magico Sonny voleva rientrare e invece Schumi gli era incollato, è andato all'attacco, ma Schumi stava rientrando. Misunderstanding clamoroso che costa un danno a Schumi, che ora secondo me dovrà rivedere la strategia, andare dentro, montare la hard e cambiare l'ala. Vediamo, si è girato Di Legge, si è girato Di Legge davanti, clamoroso, che doppio colpo di scena in credo meno di 1 chilometro. Sì, e tutto questo fa sì che Stefano Marte si ritrova incredibilmente leader del Gran Premio. E dà una grande occasione a Fabio, perché Stefano Marte credo non avrà il ritmo di Fabio. Schumi ha l'ala danneggiata ma va all'attacco nei confronti di Stefano Marte, che prova a rispondere all'interno della chicane. Stavolta sono parti invertite e vanno alla pari, incredibile. Fabio se la guarda da dietro e forse può andare all'attacco lui. E va, vediamo Fabio, va nei confronti di Stefano Marte, ma davanti c'è la vettura di Schumi che gli impedisce una staccata, che comunque è molto profonda, con Stefano Marte dietro vicinissimo. Mamma mia, alla fine Fabio passa, vediamo cosa sceglie di fare Schumi, perché è in una buona posizione per aspettare almeno. Sì, però bisogna capire anche quant'è il danno dell'ala anteriore di Schumi, il flap esterno è volato via, come Leclerc a Silverstone. Anche se però sembra comunque gestibile in questa fase di gara. Vediamo come la gestirà. Fabio credo che non si farà pregare, andrà subito all'attacco per prendersi la leadership, perché comunque per quanto il danno sia gestibile credo che Fabio abbia più passo. E guarda chi è quarto tranquillo che sta aspettando. Alessio Fiorino con la gomma hard in una grande posizione, perché con la gomma media della seconda metà di gara andrà fortissimo. Fabio subito a lungo Marte. Alessio Fiorino non si fa pregare, va all'interno, mentre davanti Fabio è nel tubo di scarico di Schumi, sta per andare all'attacco, mentre dietro la lotta con Michael che scavalca il Sevo. Davanti Fabio all'interno, l'attacco nei confronti di Schumi Legend, ancora Stefano che si ripropone all'interno di Alessio Fiorino riuscendo nel sorpasso. Sì, e Luigi invece sta arrivando e Schumi, Giuseppe Federico. Schumi invece di gran carriera va fortissimo sul rettifilo e svernicia immediatamente Fabio, che quindi credo dovrà rivedere i suoi piani. Se vorrà attaccare Schumi dovrà farlo nel secondo dritto e preparare l'attacco come lo aveva fatto Di Legge. Sì, probabilmente Schumi sta facendo proprio questa tattica per fare da stopper, visto il problema dell'ala, e tentare di rallentare tutto il gruppo dietro. Così però facendo Alessio Fiorino ne trova giovamento, perché con la gomma più dura sta in questo momento risparmiando tantissimo nei confronti dei primi tre là davanti. E occhio, perché comunque Luigi con l'errore in questo momento non ha perso comunque tantissimo, è a circa 5 secondi dai primi, sì. E con il passo che aveva può ritornare sotto anche lui, quindi non è detta che il Gran Premio sia finito qua per lui. È una brutta situazione per Fabio, perché Schumi va piano, Stefano Marte comunque rimane incollato, Fiorino la gomma hard, F sta accorciando perché è sceso sotto i 2 secondi, e guarda la classifica che dice Fabio davanti a Magico Sonny. Di Legge ora è lontano, 67 punti, però Magico Sonny, se... attenzione bandiera gialla, forse il Sevo, sì, se l'ha girato il Sevo. E Fabio stavolta lo prepara, stavolta Fabio non ha attaccato in fondo al primo rettifilo. E un'altra cosa comunque, questa lotta sta favorendo anche Magico Sonny, che lui è rientrato per montare la hard, e dobbiamo anche mettere lui dentro a questo duello. Davanti Fabio ha provato a superare, mentre Alessio Fiorino va all'attacco di Stefano Marte, stavolta va al sorpasso. Dicevo, Fabio ha provato a preparare l'attacco, ma non è uscito abbastanza vicino all'uscita della chicane, è rimasto a mezzo secondo e non gli ha permesso di attaccare agilmente Schumi. Rimane attaccato nel misto, lo vediamo che riesce a stare praticamente incollato, ma non va all'attacco e va dentro e va in box. Vai box dopo 11 giri, quindi prova un undercut, ma ricordiamo che sicuramente andrà su gomma hard, la gomma dura sarà freddissima. Come lo sanno i box tutti. E sarà fredda anche per Schumi, Schumi prova ad aspettare. O forse Schumi è rimasto davanti sperando di poter fare il tappo per più tempo possibile, poi rientrare. E vediamo Magico Sonny, che era quello che era rientrato prima di tutti, se va a riprendersi la posizione. Sì, e va con ampio margine, con ampissimo margine. Wow, Magico Sonny è davantissimo, la lotta lì davanti è costata carissimo al resto del gruppo. Di Legge esce in ultima posizione, la 13ª. Ha perso tantissimo Di Legge ai box, eh? Ha cambiato l'ala probabilmente. Forse, mi viene il dubbio. Mi viene il dubbio anche a me, perché è davvero indietrissimo. Sì, ha cambiato l'ala. Schumi quindi ora davanti, 1-1 su Alessio Fiorino, che sarà leader tra poco, quindi. Sì, però Schumi comunque con l'ala leggermente danneggiata non sta andando male, se lo paragoniamo ad Alessio Fiorino. Il problema è che se lo paragoniamo invece a Magico Sonny sta andando molto più piano, tant'è che Magico Sonny ha guadagnato tantissimo in questo gruppone e si è portato praticamente quasi con 5 secondi di vantaggio su Fabio, che è il suo primo diretto inseguitore. E va dentro Schumi, dentro Schumi, e allora lungo. Leggermente lungo, che velo. Vediamo se cambierà l'ala anteriore il pilota della Ferrari. Sì, arrivano con l'ala nuova. Era proprio lo stesso danno di Leclerc, identico. Cambio d'ala, torna in pista, è passato Sonny. Sonny secondo me è il gran favorito, tra l'altro esce anche alle spalle di Giuseppe Federico, che si era fermato insieme a lui Schumi, in un avversario in più da superare in pista. Sì. Tutti su gomma hard davanti. Rimane solo Alessio Fiorino, che è l'unico che si deve ancora fermare. Lele Salva invece esce proprio nel mezzo tra Giuseppe Federico e Schumi Legend. E Schumi va all'esterno nei confronti di Giuseppe Federico, cercando di andare subito all'attacco della fiera di casa Williams. Ancora però Giuseppe Federico ha la possibilità di utilizzare il DRS, perché ancora è entro il secondo della vettura di Lele Salva. E infatti Schumi rimane dietro. Bisogna anche andare con molta premura e con cautela quando queste gomme sono fredde, perché è un attimo a perderla. Mentre Fabio davanti scavalca il Sevo. Sì. E Schumi attacca con Giuseppe Federico all'esterno subito, passata l'uscita della chicane, trazione. E Marte vicinissimo Sevo. Al curbone. Intanto il Sevo curbone girato. È Luca che sta... Nel punto del curbone, che sta mietendo tantissime vittime. Andiamo a vedere anche un po', intanto rientra il fantasma purtroppo di Michael, che ci ha scritto anche in chat, stasera non c'era modo di fare andare la connessione, speriamo vada meglio per la prossima, peccato. 1.27.291 Fabio Zornheim, subito giro veloce. Nel tentativo di recuperare il distacco da Magico, che in questo momento è di circa 4 secondi e 7 a favore del pilota dell'Alfa Romeo, che deve cercare di gestire questo margine per i restanti 15 giri. Di Legge ribadisce il giro record migliorandolo, 27-1. Andiamo a vedere un po' anche quanto stanno girando il confronto cronometrico fra Magico Sonny e Di Legge o Fabio, che stanno insomma risalendo da dietro. Aspettiamo solo la grafica che ci viene proposta dalla regia, eccolo qui. Magico Sonny sta perdendo 1,5 secondi in questo giro nei confronti di Di Legge. 1,5 secondi è veramente tanto. Tanto a parità di gomma. Secondo settore ancora il Sevo, in enorme difficoltà. Tanto Fabio all'inseguimento, sta arrivando sul fantasma di Tia Prinz, è lontano 3,2 secondi Magico Sonny, e mancano praticamente la metà dei giri, 14. Ultimo passaggio 28,116 per Magico Sonny, 27,185 per Fabio, da guadagnare praticamente un secondo. Vediamo ancora. Sì, Fabio guadagna 8 decimi a giro. Vediamo se è stato uno sprint, se questa sarà una costante di delta time fra il passo di Magico Sonny e il passo di Fabio Zornheim, il leader di questo campionato, questa Summer League 2022. Credo, Luca, che di questo passo Fabio lo vado a prendere in un batter d'occhio a Magico Sonny. Viene aiutato anche dal fantasma di Tia Prinz, che gli dà la possibilità di utilizzare il DRS. Sì, e quindi questo potrebbe dare ancora più vantaggio per Fabio, ha già ridotto il distacco, già sotto i 4 secondi, Magico Sonny prende anche 3 secondi, quindi è un po' in crisi il pilota dell'Alfa Romeo. Ha fatto pure un errore probabilmente alla chicane, perché ha perso il posteriore, ha perso un ulteriore secondo, il distacco si riduce a 2, con Fabio che intravede già il posteriore dell'Alfa Romeo. Completa intanto davanti un altro giro Alessio Fiorino, che inizia al 16° da leader con 16 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Magico Sonny. Sì, che non sta girando male Alessio Fiorino, perché ha girato in 28,5 con 15 giri di gomma, 29,8 per Magico Sonny, 27,7 con DRS per Fabio Zornheim, 26,9 per Schumi Legend, primo a scendere sotto il muro del minuto 27 secondi sul passo gara con gomma hard. Guarda quanto sta guadagnando Fabio su Fiorino, 3 secondi al giro, follia. E Luigi 27,0, che è in 12ª posizione. Stiamo monitorando anche Fiorino il suo passo, è in pista, ma sta andando molto piano. È passato da 29,5 a 30,5 con la gomma hard. La gomma hard che secondo me sta mostrando, almeno sulla vettura di Fiorino, un segno abbastanza netto di crollo. E siamo arrivati già oltre metà gara, e quindi addirittura Alessio Fiorino potrebbe addirittura fermarsi adesso, Luca, per montare gomma media, perché comunque quello che si era visto nelle prove era che entrambe le mescole potevano fare la metà della distanza di gara della 50. Tanto Lele con F all'esterno e va al sorpasso, e sorpassi all'esterno ne stiamo venendo a bizzeffe. Sì, e soprattutto lì al curvone, dove praticamente l'esterno è la parte più preferita dei piloti, sembra. Schumi si è attaccato al cordone di F, che ha anche una penalità, ma F viene aiutato da Lele Salva, perché riesce a mantenere il secondo di meno di un secondo di ritardo dal pilota di Casalfa Tauri. Lele Salva, giro veloce 1.26.857. Stanno scendendo i tempi per i piloti che hanno montato la hard per il secondo stint. Anche Luigi 26.7. Giro veloce, mamma mia quanto stanno scendendo i tempi. È per questo che sono un po' stupito del crollo di Alessio Fiorino. Oh, attenzione, controllo di F in uscita dalla curva 5, dalla curva della tribuna, diciamo, posta appena dietro il Ferrari World. E arriva il sorpasso da parte di Schumi, prova a controbattere F, che è molto veloce. Schumi va all'interno, affonda la staccata. Vediamo se può preparare meglio l'uscita F. Esce comunque bene anche Schumi, che dovrebbe aver conservato il DRS. No, attenzione, no, si deve spostare per evitare che F possa andare all'attacco, ma F non riesce a presentarsi vicino a sufficienza per affondare la staccata. E allora Schumi si prende la sesta posizione. Box Alessio Fiorino. E allora giro numero 17 di 29, inizia il 18. Dovrebbero al 99,9% essere pronti con gomma media, infatti è così, gomma gialla per Alessio Fiorino, che esce dai box con Fabio che ha agganciato Magico Sonny ed è sul traguardo. Esce... forse terzo. Forse terzo, sì. E al pelo con Lele. E al pelo con Lele. Sono vicinissimi. Affiancati, alla fine passa Lele. Ora però ha la gomma fredda Alessio Fiorino, però gomma media, dovrebbe riuscire a metterla in temperatura prima. Sì, comunque per Alessio è un ottimo punto uscire in quarta posizione subito vicino a Lele Salva, perché addirittura potrebbe già attaccare sul rettilineo. È arrivato fortissimo infatti nei confronti di Lele Salva, va subito l'attacco. Lele Salva prova a difendersi, deve stare attento Alessio a preparare bene l'uscita qui, perché se Lele contrattacca poi fa tutto il terzo settore dietro al pilota dell'Alfa Tauri. Che controllo Lele. Non è vicinissimo. Potrebbe riattaccare adesso. Anche un po' di riserva, si accende la spia, la luce rossa sul posteriore della vettura di Fiorino, che però alla fine resiste. E ora credo metterà in temperatura la gomma per provare ad andare via. 5 secondi e 4 da Fabio. Potrebbero... non è troppo distante. 11 giri. Vediamo quella Fabio che sarà il trend anche. Fabio sta gestendo un po' la situazione in questo momento. Lele Salva ha passato da Schumi e Lele Salva puro. Lele Salva l'ultima curva, attenzione, lascia scorrere la vettura, va a ripartire. Non so se c'è stato un contatto, Jacopo. Non l'ho visto perché l'ho visto proprio all'ultimo. Ho visto la macchina andare verso, scartare verso destra, ma non ti saprei dire. Si abbia... Mamma mia, Alessio Fiorino è già sceso a 4,6. Sta volando Alessio Fiorino. Sta andando fortissimo. La gomma media all'inizio va veramente forte. Vediamo, perché la speranza a questo punto, se si è visto un crollo prima con la gomma dura, non vorrei che Alessio Fiorino soffra subito poi con la media. Ma vediamo soprattutto se Fabio adesso ha deciso di attaccare Magico Sonny, che si sposta per lasciarlo praticamente passare, visto che ormai non è più in lotta con lui. Fabio va a riprendersi adesso la leadership del Gran Premio di Abu Dhabi e vediamo un po' adesso il suo vero ritmo, perché si stava testando sul 27 alto, quando per esempio un Luigi Di Legge girava anche sul 26 alto. Quindi adesso vediamo un po' se Fabio ne ha effettivamente di più o se effettivamente stava un po' soffrendo in termini di passo. E allora Fabio quindi va in vetta mentre arrivano altri 3 secondi per F. 3 secondi e 9 per Alessio Fiorino. Compare Alessio Fiorino, che credo farà il giro veloce. No, non in questo giro. Ha fatto 26,7 Alessio Fiorino per il 27,3 di Fabio Zornheim, che ha subito abbassato un po' i tempi. E adesso vediamo un po' i veri giri del pilota Ferrari. Io ti monitoro anche un po' cosa sta facendo Luigi dietro in ottava posizione, per vedere un po' il suo ritmo. Ha girato il 27.4, quindi anche Luigi si sta testando sul 27 basso, che sembra un po' essere il punto di riferimento della gomma media, che perde la macchina adesso Luigi all'uscita di curva 3 e si ritira. Attenzione, perché questo può essere un colpo di scena. Safety. E vediamo bandiera gialla. Safety car, sì. Safety car, SC sui pannelli, lo vedete? Ha perso la macchina, a metà della curva 3, è andato a finire nella parte esterna. Fabio è in una pessima posizione adesso rispetto a Fiorino. Fiorino può continuare tranquillamente. Il fatto che Fabio o si gioca la carta di rientrare ma rischia di riuscire troppo indietro, tanti però dietro vorrebbero fermarsi, qui è un interrogativo non facile, perché al contrario di Leclerc a Silverstone non c'è margine. Io credo che si fermi. Va dentro e vediamo se dietro rispondono, perché puoi andare Sonny ovviamente. Oh! Dentro anche Alessio. Ma Sonny erroraccio, rompe l'ala. Rompe l'ala all'ingresso box tamponando Fabio. Fabio mette la rossa. Eh sì, secondo me adesso è rossa. Rischiano tutti la rossa, altrimenti non mi sarei fermato con la media nuova. Ha tardato un po' la sosta per Schumi, mentre davanti c'è F che si è fermato anche lui tardi, perché si era fermato prima Alessio. Tutti dentro davanti, tutti dentro e tutti sulla rossa. E a parte Michael che ovviamente è il fantasma, tutti fuori, tutti con la rossa. A parte i fantasmi, Magico... Michael e Raffo. Magico Sonny, terzo. Sì, e c'ha però 3 secondi di penalità. Esattamente. Quindi attenzione, cambio host. Ah, Di Legge era diventato l'host, attenzione. Dopo il ritiro e la disconnessione iniziale da parte di Tia Prinz. Quindi Fabio davanti con Alessio Fiorino, poi Magico Sonny, Stefano Marte, Schumi, Tia Prinz. Via via tutti gli altri, tutti i piloti che si sono fermati sono andati su gomma soft nuova. Una soft che comunque, Luca, è vero che siamo agli ultimi giri, ma comunque è una gomma che deve essere leggermente gestita. Non è una gomma molto facile, perché ti dà tantissimo grip i primi 2-3 giri, ma poi dopo perde di colpo quel grip e devi praticamente guidarci sopra a un altro tipo di... mescola praticamente che si viene a creare, e dove ti si muove tantissimo a centro curva, e quindi per i piloti sarà veramente dura soprattutto verso il 27esimo 28esimo giro. Tanto dalla chat Pedro F1 GP Ferrari, 2 piloti totalmente diversi si fronteggiano ma con le stesse ambizioni di vincere il titolo, la velocità e il talento di Charles contro la strategia e il cervello di Carlos. Sì ma no, cioè nel senso, voglio bene a Sainz ma dovrebbe capire che nei migliori casi ci sono stati 3 decimi, nei peggiori 8-9. Cioè Silverstone per me è stato esplicativo di come lui abbia vinto una gara, perché in quel momento si doveva fare, perché il team ha fatto la frittata con Charles. Ma io voglio bene ad entrambi, dobbiamo partire da questo presupposto. Però credo davvero che Ferrari debba scegliere il cavallo, e secondo me il cavallo non è quello che vince di strategia. Il cavallo è quello che vince perché mette la macchina in pista e va molto forte. La macchina in pista va sicuramente forte, perché per come la vedo io, se in Canada Sainz è a livello di Verstappen, vuol dire che Leclerc ne avrebbe avuta per fare il quid ulteriore in più. E quello, se Sainz a livello di Verstappen, per me vuol dire che la macchina è molto forte. Altro giro di safety car, credo sarà l'ultimo, perché ormai il gruppo è completamente ricompattato. E quindi gli ultimi 7 passaggi. Ultimi 7 passaggi dove chi gestirà, come abbiamo detto, meglio la gomma sicuramente poi nella parte finale avrà quel qualcosa in più. E soprattutto ultimi passaggi che per Magico Sonny saranno comunque una sofferenza, perché con questi 3 secondi di penalità, se dietro non si crea il buco necessario, potrebbe perdere la sua terza posizione ai danni soprattutto di Schumi Legend, che in questo momento è in classifica 7º ma in realtà 5º, che potrebbe salire sul podio di questo Future Race del GP di Abu Dhabi. Ricordiamo, questa è la penultima gara, il penultimo appuntamento della Summer League 2022 con Formula Italian Team. Poi la testa inizierà prima un pochettino di vacanza e poi si inizierà a pensare alla nuova stagione, alla stagione 2022-2023. Spente le luci per la safety car e allora Fabio va a fare l'andatura davanti ad Alessio Fiorino. Si preparano alla ripartenza. Adesso Fiorino vicino. E riparte Fabio. Riparte Fabio. Non è una bella situazione per Magico Sonny, perché deve aspettare il traguardo che è vicino per superare Michael. L'ha superato prima. Non vorrei. No, è passato comunque. Quindi il gioco ha riconosciuto il fantasma probabilmente. Passano tutti quanti dietro. Forse gira la girato F. Girato F. Passa tutto il gruppo. 5 secondi per aver ignorato la bandiera gialla per Stefano Marte. Deve aver superato quando c'è stata la bandiera gialla per il testacoda di F. Sì. Alessio Fiorino cerca di tenere la ruota di Fabio Zornheim. Ma prova la sacco probabilmente. E va a sparare davvero tanta energia secondo me. E sarà anche forse più scarico l'attacco di Alessio Fiorino nei confronti di Fabio Zornheim. Va Alessio Fiorino e va a prendersi la leadership. Riesce a preparare anche bene l'uscita dalla chicane. Fabio non è vicino. Anzi si espone all'attacco di Magico Sonny Fabio. Infatti Fabio che viene attaccato anche da Magico Sonny che va all'esterno. Occhio perché qui all'esterno di sorpassi ne abbiamo visti tanti. Non è parola di questa idea stavolta Fabio che tiene dietro Magico Sonny, che però continua ad essere molto vicino. Non so se Fabio ha qualche problema, ma ha avuto una partenza un po' traumatica. Oppure sta cercando di aggredire meno la gomma, perché come ho detto prima, comunque Luca, qui bisogna capire tanto come gestire la prima parte della gomma nuova rossa, perché più la gestisci meglio e più dopo hai un buon vantaggio nella parte finale. Quindi in questo momento Alessio Fiorino ha aggredito subito la gomma, ha attaccato Fabio, ha cercato di spezzargli il ritmo, ma vediamo se Fabio adesso nei giri che mancheranno da qui alla fine accorcerà sul pilota McLaren. Tutto però ancora è molto in discussione. Quindi Fabio a caccia di Alessio Fiorino, andiamo on board. Allungato di nuovo Alessio Fiorino sul dritto. Io inizio a avere il dubbio che Fabio sia più carico. Sì, ha allungato tantissimo sul dritto Alessio Fiorino. O sta usando tantissima energia o è effettivamente molto più scarico nei confronti della Ferrari, perché sul dritto è palese che in questo momento ne abbia nettamente di più. Bisogna capire se poi dopo lo paga il radazio. Però si sta illuminando, si è illuminata la luce dietro alla vettura di Fiorino. Effettivamente sta dando tantissimo dalla parte elettrica. Ma mancano tanti giri, secondo me non è una una decisione saggia, perché fossero stati pochi giri sì, ma ne mancano 5. Se arrivi senza energia nel dritto vieni divorato, e infatti nell'ultimo settore sta di nuovo avvicinandosi adesso Fabio, 9 decimi, e se prende il DRS per Alessio Fiorino sarà lunghissima la difesa nei confronti del pilota Ferrari. 9 decimi tra Fiorino e Fabio, 9 decimi anche tra Fabio e Magico Sonny, che però ricordiamo ha 3 secondi di penalità, così come Stefano Marte. Anzi no, Stefano Marte dovrebbe avere addirittura 8. Sì, infatti confermo 8. DRS per i primi 3, tranne invece per Stefano Marte che potrebbe essere attaccato da Schumi Legend. Infatti Schumi subito minaccioso, con Stefano Marte che si va a proteggere all'interno. Schumi però non è velocissimo. E vediamo se fa un attacco, affonda la staccata, apre la porta a Stefano Marte e Schumi riesce ad andare all'attacco preparando molto bene anche l'uscita dalla chicane, non dando l'opportunità a Stefano Marte di affondare di nuovo. Fabio è vicinissimo ad Alessio Fiorino, che infatti ha perso tutto. Attacco all'esterno da parte di Fabio, ancora esterno di Fabio con Alessio Fiorino, con Fabio che riesce a completare la manovra, riesce a mettersi davanti alla McLaren di Alessio Fiorino e quindi diventa nuovo leader della gara. E vediamo adesso se comincia a spingere un po' sulla gomma e se magari Alessio è andato un po' in crisi con questa gomma rossa, perché di colpo comunque anche nella parte finale del circuito ha perso tantissimo. Ha slittato abbastanza qui anche l'uscita dell'ultima curva, ma sta perdendo tantissimo. Credo che l'unica... guarda. L'unica opportunità di Fiorino sarebbe fare un miracolo rimanendo nel DRS, provando a rimanere attaccato, ma è già fuori. Fabio ha tirato subito via. Appena visto la preda l'ha azzannata senza pietà. Sì, soprattutto brusco calo di gomma di Alessio. Brusco calo di gomma di Alessio, perché rispetto a tutto è quello che è andato più in crisi. a livello di usura. Questo è tipica problema di usura da parte del pilota della McLaren, che sta subendo tantissimo in questa fase di GP, e viene attaccato a Magico Sonny da Schumi. Quindi attenzione, perché Schumi potrebbe addirittura regalare un 1-2 Ferrari, visto che Magico Sonny ha 3 secondi di penalità e che Alessio Fiorino ha seri problemi con le gomme. Tanto dietro c'è l'attacco anche da parte di Lele Salva nei confronti di Stefano Marte. Lele Salva interno, la curva 6 e va. Tanti sorpassi a curva 6, Luca? Assolutamente sì. E ne abbiamo visti tanti, devo dire che ne sta regalando davvero tanti. Anche la vecchia chicane regalava tanti sorpassi, ma era più l'intreccio che il sorpasso, mentre qui c'è proprio il sorpasso puro. Cioè la chicane precedente spesso e volentieri creava molti grattacapi ai piloti. Comunque Luca, per farti capire un po' il calo che ha avuto Alessio Fiorino, giro più veloce di Alessio Fiorino è stato 25.6, 25.7. Quest'ultimo giro ha girato in 27.8, sono passati 4 giri di gomma, 2 secondi di differenza, ma anche il tempo di Fabio si è alzato parecchio. Il suo record è stato 25.9, dopo 5 giri di gomma, 6 giri di gomma è stato di 26.9. Quindi per farti capire come la rossa perde subito di prestazione. Magico Sonny e Schumi, non so se Schumi si vuole affacciare anche all'interno di Magico Sonny, sì, lo fa, forse un leggero contatto con Magico Sonny che va a lungo e prende Magico Sonny secondi. Prende 3 secondi, ma direi che nei campionati sarebbero stati ampiamente abbonati. Sì, vediamo perché se arriva di nuovo all'attacco. Non ha il DRS, mentre dietro c'è Lele Salva con Alessio Fiorino. Alessio Fiorino interno nei confronti di Lele Salva, che si prova a far vedere, ma rimane lì. E Fiorino e Lele Salva stanno giocando una posizione in pista e una posizione sul podio. Sì, posizione sul podio, e in questo momento Lele Salva ne ha nettamente di più, nettamente di più. Sta venendo su forte il pilota dell'Alfa Tauri e sta cercando in ogni modo sbarco nei confronti di Alessio Fiorino, in crisi netta con la gomma rossa. Ancora 3 secondi di penalità per Stefano Marte, in sofferenza in questa fase finale. Davanti 2 secondi 8 di vantaggio per Fabio Zornheim nei confronti di Schumi, diventano quasi 3 secondi. Poi c'è Magico Sonny, 6 secondi di penalità lo proietterebbero, credo, forse appena davanti Giuseppe Federico. In sesta posizione. Anche perché Stefano Marte comunque ha molti più secondi di penalità nei confronti del pilota dell'Alfa Romeo. Quindi sarebbe quinto in questo momento Magico Sonny. Continua a crescere il suo margine, mentre Schumi con 8 decimi di vantaggio nei confronti di Magico Sonny sembra più tranquillo in questo momento sul rettifilo. Infatti Magico Sonny non si avvicina, situazione che sembra un po' acquietata anche dietro, con Fiorino e Lele Salva un po' più distaccati, c'è un po' più di aria tra i due. Anche se però con Magico Sonny che prende il DRS e Alessio Fiorino idem, per Lele Salva diventa difficile adesso l'attacco nei confronti. È un secondo, è andato fuori dal DRS. Sta rallentando, sta leggermente rallentando. È il dubbio di quella che è la gomma. Mamma mia, controllo. Mi era sembrato dalla prospettiva della telecamera di Alessio Fiorino. Curva 10. Fabio Zornheim per iniziare l'ultimo giro. L'ultimo giro con Schumi secondo. Attenzione largo da parte di Alessio Fiorino. Guarda ormai davanti a sé Magico Sonny. Vai Jacopo. 27.4, 27.5, hanno alzato di 1,5 secondi i tempi sul giro dopo solamente 7 passaggi, anzi 6 passaggi con questa gomma rossa. 1,5 secondi. Incredibile l'usura della gomma soft. Davvero sono arrivati in grande affanno. Intanto la rivediamo in sovraimpressione, questa è la classifica con questo ordine di arrivo. Fabio 185 e Magico Sonny 144, ma Magico Sonny perderà un qualche posizione. Quindi Fabio mette pressoché in cascina. Lele su Alessio Fiorino, no, non va. No, ha avuto addirittura un leggero contatto in staccata, e questo ha fatto sì che adesso si sia creato di nuovo quei 7-8 decimi che non saranno più colmabili su questo rettilineo, e quindi probabilmente Alessio Fiorino potrebbe salvare la sua posizione del podio. Intanto le due Ferrari davanti continuano la passerella con Fabio Zornheim che è in gestione con 2 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Schumi Legend. Passa sotto l'hotel per quelle che sono le ultime 3 curve. Lele Salva 3 secondi proprio alla fine, proprio all'ultimo giro, mentre Fabio il Zornheim va ad affrontare l'ultima curva e va a vincere la Future Race di Abu Dhabi. Lo fa davanti a Schumi Legend e poi Alessio Fiorino che prende il podio. Lele Salva è quarto, Magico Sonny è quinto, Stefano Marte è sesto e poi via via tutti gli altri, con Fabio che vince la gara, rafforza la sua leadership in campionato e spezza anche quella che era stato il filotto fra Australia e la sprint race di Abu Dhabi di Di Legge, che aveva inanellato 3 successi consecutivi. Torna al successo, rafforza la leadership e quasi chiude il campionato con una gara in anticipo. È ancora tutto possibile, ma il vantaggio è importante. Sì, la gara di Fabio è stata molto buona, ha aspettato il momento giusto per attaccare, sia con la gomma hard che poi successivamente con la gomma rossa. È stato molto intelligente ad aspettare l'attimo perfetto per creare il gap giusto, è andato a vincere in maniera abbastanza convincente questa Future Race, nella quale si sono distinti bene anche Schumi Legend, soprattutto nella prima parte con l'ala danneggiata. E un plauso anche per Alessio Fiorino, che comunque ha cercato di creare qualcosa di diverso e quasi faceva scappare la vittoria in questa gara lunga di Abu Dhabi. Comunque molto bravo anche il pilota della McLaren. Una gara comunque, Luca, molto divertente, tanti sorpassi, tanti colpi di scena, macchine che comunque abbiamo visto molto imprevedibili, quindi per il proseguo comunque del gioco e per i futuri inizi dei campionati sarà molto interessante da parte di tutti i piloti capire bene le potenzialità di ogni singola vettura, anche perché si è visto da una curva all'altra il setup ottimale ti sparisce sotto mano. Assolutamente sì. Nel frattempo in sovraimpressione quella che è la classifica finale di questa Future Race, con Fabio Zornheim e Schumi che chiudono davanti a tutti quanti con le due Ferrari, una scena che potremmo vedere spesso quest'anno, che è sfuggita per esempio per un nulla in Austria, quella che sembrava una vittoria con doppietta comoda da parte dei due Ferrari, ma è arrivato il ritiro di Sainz. Poi Alessio Fiorino, Lele Salva, Magico Sonny, Giuseppe Federico, via via tutti gli altri a chiudere l'ordine di arrivo. Jacopo, torniamo in studio a questo punto per commentare anche un pochettino quelle che sono state le vicissitudini di questa gara da questo punto di vista. Sì, diciamo che rispetto al gioco precedente, Luca, si vede tanto comunque la preparazione per quanto riguarda l'assetto. Un assetto che è molto diverso dal gioco di Formula 1 2021 e si vede la differenza dei vari piloti magari nell'approcciare diverse curve, come approcciare per esempio il curvone, come approcciare la gomma, come approcciare ad esempio le staccate. Abbiamo visto tante differenze tra i vari piloti. Per esempio Luigi Di Legge era molto forte in percorrenza, lo vedevamo soprattutto all'ultimo settore fare tanto la differenza rispetto agli altri. Abbiamo visto ad esempio Alessio Fiorino oppure Dottor Long andare fortissimo sul dritto, quindi avere una macchina tendenzialmente molto scarica. Schumi Legend addirittura molto forte in staccata, quindi abbiamo visto tante differenze tra i vari piloti, segno che comunque non tutti ancora riescono ad adeguarsi e capire bene come deve funzionare la macchina su questo gioco. Sarà interessante ovviamente nei corsi dei prossimi giorni ancora vedere un po', capire, valutare, però da quello che ho visto, Luca, sembra essere un campionato che ci potrebbe riservare tantissime sorprese, tanti volti che potrebbero essere nuovi e arrivare su in alto, e tanti invece di quelli che andavano forti che potrebbero ritornare un po' in mezzo al gruppo. E questa è la magia di ogni gioco di Formula 1 quando esce, poi dopo i veri valori li potremo sapere solamente da settembre in poi. Intanto io, ovviamente questo è uno spunto di riflessione molto interessante su quella che sarà poi la stagione che viene, perché insomma c'è tanta carne al fuoco di un gioco che comunque è ancora da capire, come hai detto tu, quindi si stanno iniziando a vedere delle degli spiragli, si sta iniziando a vedere qualcosa. È un po' come quando si guardano i test, no? Inizi a vedere qualcosa, forse capisci, però prendi sempre tutto quanto con le pinze, perché è estate, perché non tutti girano allo stesso modo, perché magari un pilota che in realtà si trova molto bene si sta prendendo la preparazione in maniera molto comoda perché non c'è fretta, e ci sono davvero tutte le variabili di questo mondo. Detto questo, io ne approfitto solamente per ricordare che a coloro che ci stanno seguendo, queste magliette sono acquistabili attraverso il nostro shop, che potete trovare in chat proprio in questo momento, e dal nostro shop di Motifi potete trovare di tutto: felpe, t-shirt, tazze, poster, cuscini, insomma ragazzi, chi più ne ha più ne metta. Il merchandising di Formula Italian Team, trovate anche il merchandising del decennale del nostro sito, quindi c'è davvero di tutto. Detto questo, Jacopo, direi che siamo già in conclusione e ci avviciniamo poi a quello che sarà l'ultimo appuntamento per quanto riguarda la Summer, che sarà la settimana prossima e che con buona probabilità, salvo disastri, dovrebbe vedere Fabio portare a casa il successo. Quindi dopo la Pro League della passata stagione, un altro alloro. Sì, scopriremo anche poi quale sarà il circuito conclusivo della Summer League. Ultima chicca prima di chiudere, salvo vari ripensamenti, ma ci dovrebbero essere delle patch che potrebbe cambiare ancora di più il gioco, e quindi questi valori, ovviamente come hai detto tu prima, possono essere veramente poco indicativi, perché il gioco si trasformerà ancora, e quindi per settembre potremo vedere altre facce nuove che si aggiungeranno al top di questo momento della condizione, come per esempio Luigi in questo momento sta andando veramente forte, ma potremo vedere tantissimi altri piloti risalire la china. Quindi è tutta una fase di sperimentazione, di cercare di trovare i giusti equilibri, ma poi dopo, quando arriveremo a settembre, cominceremo a buttare giù le carte vere e proprie e vedremo chi sarà pronto per iniziare la nuova stagione, che comunque credo che sarà molto vincente. Con queste macchine secondo me sarà molto più divertente rispetto a che gli anni passati, e allora staremo a vedere. Tra l'altro, Jacopo, ti hanno tolto la tua pista preferita, Portimao quest'anno non si corre, un dolore clamoroso, l'unica pista nella quale potevo dire che veramente andavo forte, niente. Non avrò mai l'opportunità di poter dire che ero veramente più forte, anche perché l'unica edizione effettiva sono arrivato secondo, quindi alla fine non ho manco potuto vincere. Va benissimo, e allora amici, noi vi salutiamo e ve lo ricordiamo sempre qui su Formula Italian Team. Sono tanti appuntamenti, c'è l'appuntamento con FIFA settimanale, con il Real Fit, la scalata alla prima divisione, insomma c'è da ridere lì, c'è davvero da divertirsi. Poi ovviamente c'è il torneo di Rocket League con l'ultima giornata che ci sarà questo fine settimana, tanta carne al fuoco per poi andare a lunedì prossimo, come dicevamo in precedenza, con l'ultimo appuntamento della Summer League. Noi ovviamente vi aspettiamo sui nostri social, sul nostro sito, ci potete trovare davvero ovunque, Twitter, Instagram, siamo ovunque e siamo contattabilissimi. Ancora un saluto da parte mia, e ovviamente ringrazio anche Jacopo per essere stato in mia compagnia in cabina di commento per la gara di questa sera. Grazie a te Luca, e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie a tutti, e allora un ringraziamento ancora da parte mia Luca Flaminio, e buonanotte, ci vediamo alla prossima. Ciao.